Buongiorno mister, buon pomeriggio. Allora, purtroppo fuori dall'Europa si ritorna nel campionato, una partita difficile per il Torino che è in formazione rimaneggiata. Sì, noi ci rendiamo conto di questo, però siamo speranzosi di fare una bella prestazione ugualmente. Buongiorno mister. Buongiorno. Complimenti per la sua eleganza, il nuovo look dell'Avellino. Grazie, si sono e un il po'... look della squadra contro Torino quale sarà? Non so, adesso incontriamo una squadra molto forte, specialmente in contrapiede, dobbiamo fare qualche cosa. Lei vince, perde in maniera sempre clamorosa, ma il sorriso non lo perde mai. No, è venuto dai miei genitori. È il più simpatico che ci sia, ma pure il più discusso. Ha fatto 10 su 10, ma non ha risolto ancora il dubbio di fondo. È un genio incompreso o un grande allenatore un po' smarrito tra le difficoltà del campionato italiano? Tom Ivic lascia a volte perplessi, come le sue clamorose sconfitte o le sue sorprendenti vittorie. Anche il pareggio odierno non è stato particolarmente gradito dai tifosi. Di certo il tecnico venuto dall'est è uno che fa il doppio gioco. Zona integrale e pressing oppure zona mista e ritmo come oggi. Pareggio voleva, pareggio è stato e il risultato, badate, ci sta tutto. Sia l'Avellino che il Torino lamentavano peraltro assenze determinanti. L'iniziativa è stata sempre dei padroni di casa. Disimpegnati dalle coppe avevano più capienti riserve di energie e fiato. Il Torino ha retto il moccolo. A ranghi così ridotti ha badato soprattutto a controllare che l'incontro non prendesse la piega sbagliata. Provava a cambiare il destino della partita Alessio, ma il palo gli negava il primo gol in Serie A. Beh, che volete, un ragazzo, dice Ivic. Qualche regalo anche da parte granata. Schachner per Comi, per Di Leo e amici come prima. Mister, oggi che cosa ha scritto di bello? Di bello, abbiamo fatto molto. Prima abbiamo fatto un punto. Abbiamo recuperato e salvato Diaz per nostre altre partite. Abbiamo anche recuperato Benedetti. E terzo, ha rotta una tradizione brutta con Torino, perché Torino è sempre qui, molte volte vittorioso qui, l'anno scorso, vittorioso, sì.